Gianni Colacione qui al Circo Massimo, siamo in compagnia di Ginesia Dionizio, candidata al Consiglio Comunale per la lista Alfio Marchini Sindaco. Ginesia è una donna giovane, una ragazza potremmo dire, presumo non diciamo professionista della politica, insomma penso che forse questa sia la sua prima esperienza come candidata, ci dirà lei e soprattutto ci dirà diciamo la sua ambito di, diciamo, di conoscenze, di esperta di cosa, da dove proviene, che lavoro faceva. Sì, salve, buonasera a tutti, grazie Gianni, grazie Liberi TV. Beh, dunque, per rispondere alla tua domanda, sì, sono giovane, però non sono nuovissima alla politica perché insomma ho già collaborato anche in passato, sapete, con i radicali, insomma mi sono occupata di molte questioni che riguardano la società civile. Se mi chiedi da un punto di vista politico, beh, io già nel 2006 ho partecipato anche alla campagna elettorale per la Rosa nel Pugno, quindi poi ci sono state anche delle candidature bandiera, si definiscono così, vengono definite così, e quindi in realtà i miei contenuti sono sempre gli stessi però. E quindi le battaglie che io porto avanti in privato, privatamente, diciamo così, attraverso anche i tavoli di raccolta firme, uno tra tutti, per esempio, una delle ultime esperienze è stata quella di Roma si muove, e tutti voi ricorderete, anche perché in Casa Radicale è più che noto gli 8 quesiti referendari e tra le altre cose anche il risultato, 44.000 firme grazie all'impegno di tanti volontari. Per il resto io sono una giornalista, mi occupo, faccio quello che fai tu Gianni solitamente, quindi faccio interviste ai politici e forse sono conosciuta per questo, perché sono spesso dall'altra parte, mi occupo di interviste radiofoniche soprattutto, di approfondimento politico-culturale. Ritornando alla questione della candidatura, io sono felice, molto felice di essere candidata nella lista di Alfio Marchini Sindaco, e soprattutto perché io mi sto occupando di una questione importantissima, secondo me, che è un settore trainante anche per la città di Roma. Roma non è una città qualunque, Roma è la capitale e sicuramente la cultura e il turismo sono il settore su cui dovremmo investire principalmente. Ad esempio, io non so, l'altra sera, ti ricordi Gianni, ti avevamo anche invitato, c'è stato un convegno molto interessante, abbiamo parlato molto di questo, molto del turismo, perché è un settore che rende molto, cioè nel senso si investe però dà anche molte soddisfazioni. E l'ipotesi di un convention bureau è essenziale, l'abbiamo rilanciata noi quest'idea perché stranamente Roma, a differenza di altre città europee che a volte sono anche più piccole, meno importanti possiamo dire, anche tra virgolette, hanno però sono dotate di questo organismo, di questo Convention Bureau, che è un organismo pubblico-privato che in un certo senso si occupa anche di fare sistema di tutti gli eventi, di cercare anche di reperire, reclutare quelli che sono gli eventi e aggiudicarsi anche le gare. Quindi innanzitutto è un discorso molto complesso da fare per chi non è del settore, mi rendo conto, però io sto cercando di renderlo il più semplice possibile e accessibile a tutti. Poi sai benissimo che ci siamo conosciuti perché sono già segretario di Radicali Ecologisti, quindi io continuo ancora su questo fronte, le battaglie su questo fronte, continuo ad occuparmi di ecologia, però facendo una politica che non è quella dei no. Ormai non è più il tempo di dire no a tutto, c'è bisogno di trovare alternative. Io la soluzione l'ho trovata attraverso, nel mio programma che ho stilato, ho inserito appunto questi appunti, e l'ho trovata attraverso lo sviluppo sostenibile, ma soprattutto attraverso l'innovazione. L'innovazione è tutto, non possiamo più prescindere dalla tecnologia e portiamo avanti le nostre battaglie anche per cercare di ottenere la famosa giustizia sociale di cui tanto si parla, però poi insomma diventa difficile riuscire ad ottenerla e ad attuarla realmente se non ci si impegna in concreto. E ecco perché anche ho scelto di candidarmi, di dare il mio contributo, altrimenti insomma si resta sempre dall'altra parte, non ci si mette mai in gioco. È difficile, è complicato candidarsi in un momento così, tra l'altro partiamo senza una struttura di partito solida alle spalle, però nonostante tutto insomma ci vuole coraggio anche per fare determinate cose, noi ce l'abbiamo. Ginesia, in occasione di queste amministrative, di queste elezioni per il sindaco di Roma, mi sembra che ci siano 18-19 candidati. Ecco, tu perché hai scelto appunto Alfio Marchini, che appunto meno ufficialmente non fa riferimento a un partito, o almeno non so se ho informazioni sbagliate?
Sì, ti ringrazio perché mi dai modo anche di spiegare questa cosa. Insomma, in realtà Alfio Marchini è un filo simpatizzante del PD, cioè non è proprio un personaggio sconosciuto alla politica, perché ufficialmente non si è mai candidato in questo senso, però lui ha rilasciato molte interviste in cui ha dichiarato che, insomma, questa volta non ha partecipato alle primarie, e la sua candidatura è una candidatura di rottura, perché lui avrebbe sostenuto qualsiasi altro soggetto, personaggio che all'interno del PD avesse comunque magari rappresentato una discontinuità, un cambiamento, e invece ha deciso di candidarsi lui. Perché io ho scelto invece Alfio Marchini? Perché ci incontriamo sui programmi, perché in realtà se si legge il programma di Alfio Marchini, lui realizza quelli che sono i contenuti di Roma si muove, cioè, quindi, e poi soprattutto lui è un ingegnere, quindi parliamo anche di competenze, di quelle che sono le competenze, le criticità di Roma, te lo dicevo prima, mi muovo con i mezzi, la criticità di Roma per eccellenza è proprio il traffico, il problema infrastrutturale che si ricollega anche col discorso del turismo. È necessario riuscire ad attuare delle modifiche di queste criticità. È ovvio che io mi affido alla persona che reputo più competente, che reputo anche più coerente. Poi, non lo so, in un momento come questo è la persona che mi ha dato più fiducia, e quindi ho deciso di investire su questa candidatura, su questa persona. Ginesi, hai parlato di Alfio Marchini come un simpatizzante del PD. Allora la domanda, diciamo, è conseguenziale. Allora, per quanto riguarda un ipotetico ballottaggio, l'appoggio di Marchini, quindi dovremmo escludere che vada al sindaco Alemanno? Allora, assolutamente no. Ovviamente io non sono Marchini, ma mi sento di poter parlare in questo momento liberamente di queste posizioni. Non ci sono inciuci, non ci sono accordi, né tantomeno con Alemanno, perché tra le altre cose mi sembra che sia anche stato sotto gli occhi di tutti che effettivamente Alfio Marchini sia stato in questa campagna elettorale l'unico antagonista, nel senso positivo, diciamo nell'accezione positiva del termine, l'unico che ha fatto opposizione ad Alemanno. Quindi anche nei confronti televisivi, io non guardo la TV, però qualche volta mi è capitato ovviamente di guardare anche su YouTube degli spezzoni di trasmissioni come Ballarò e via dicendo, e ho notato invece che Alfio Marchini era l'unico è presente, perché magari Marino non si era presentato per problemi personali, non so, per altro. Però ancora una volta, non perché è il mio candidato sindaco, ma ancora una volta sono stata felice delle risposte che ha dato, sono stata felice anche delle provocazioni che diciamo così, ha proposto anche davanti a Alemanno, e quindi non lo so, lo vedo come l'unica alternativa, non so perché. Ginesia, hai parlato appunto prima della questione, diciamo, un pochino il rilancio turismo, arte, cultura a Roma, ma di questa lista appunto per Alfio Marchini sindaco, altri argomenti che potranno essere, altri temi che saranno un pochino i pilastri del programma se appunto Alfio Marchini sarà sindaco, quali sono? Beh, innanzitutto lui parte dai quartieri. Poi mi farebbe piacere anche che ci fosse la possibilità anche di parlare con lui direttamente, di fare un'intervista con lui di Liberi TV e Marchini, questa poi è una discrezionalità vostra. Però, ripeto, si parte dai quartieri perché si parte dalle persone e dalla gente. E poi, come ti dicevo, il discorso della viabilità è interessante, soprattutto l'ipotesi che lui ha fatto per quanto riguarda gli autobus elettrici, che sono quelli più piccoli, danno la possibilità, innanzitutto possono spostarsi all'interno delle strade che sono non le arterie principali di Roma, ma le strade secondarie, e in questo modo c'è la possibilità, oltre che poter trasportare il cittadino, quindi rendere un servizio utile anche al cittadino e di soprattutto sfruttare le moderne tecnologie, ma in più c'è la possibilità di decentrare, diciamo così, di sgombrare anche il traffico sempre dal solito centro di Roma, ma cercare di far crescere anche intorno, decentrando appunto in altre zone, quello che è il commercio, quelle che sono che è anche la vita quotidiana di una città. Cercando però poi di accorpare al centro di Roma di quelle che sono invece le caratteristiche peculiari di cui Roma dovrebbe vivere, sempre secondo il nostro programma, quindi la cultura, il turismo. E ripeto, le idee sono tantissime, tra l'altro è possibile anche vederle sul sito. Io ho sentito qualche compagno dire: ma come mai, candidato con Marino per esempio, come mai di Alfio Marchini non si sa nulla, non si sa il programma? Non è così, è sotto gli occhi di tutti, è chiaro, è scritto, quindi insomma per noi problemi non ci sono. Beh, qualche riferimento per quanto riguarda internet dove poter sapere di questa lista ce lo dai? Peraltro io mi sento di commentare che, insomma, Alfio Marchini è stato, pur non avendo alle spalle un partito, insomma, abbondantemente presente sulle TV.
Sì, è stato molto presente, tra l'altro ascoltiamo tutti Radio Radicale, quindi sappiamo anche che il segretario di Radicali Italiani, Mario Staderini, non perde mai occasione per ricordare che Alfio Marchini è molto spesso presente in TV. Eh beh, questo sì, però sappiamo quali sono i meccanismi anche dei media. In realtà, se un personaggio fa audience, quel personaggio viene invitato. È ovvio, è stato anche detto che Alfio Marchini è, che ne so, il Riggio alla Matriciana, e queste sono le solite cose che si dicono quando non c'è altro da dire. Questo è il problema. Noi però ci facciamo scorrere tutto addosso, andiamo soprattutto al sodo, ai problemi delle persone e lavoriamo. E basta, insomma, tutto il resto non ci interessa, fa parte della dialettica politica. Per quanto riguarda internet invece c'è il sito di Alfio Marchini, che basta digitare su Google www.alfiomarchini.it oppure semplicemente il nome e il cognome. E poi per quanto riguarda me, anch'io ho creato un sito internet, basta digitare il mio nome e cognome indicizzato altamente, non solo quello ma anche altri siti. Poi sono su Facebook disponibile, tra l'altro noi siamo persone sempre vicine, io ho utilizzato questo slogan anche in un mio spot, sempre vicine alla società, non ci siamo mai sottratti, infatti è difficile anche riuscire a capire, perché mi dicono spesso quando mi incontrano, ma tu mi hai visto conosciuto, dove ti ho visto? Perché insomma ci occupiamo da io mi occupo di politica da quando ero piccolina, è una passione che nasce con noi e molto probabilmente morirà con noi, qualcosa di cui non si può fare a meno, quindi io sono felice ma lo vedo come un servizio al cittadino, niente di più. Bene, allora auguri a Ginesia Dionizio, candidata per la lista Alfio Marchini, sindaco di Roma, e appuntamento su Libri.tv per questa e anche altre interviste. Grazie Gianni, grazie a tutti e un bacione, un saluto.